Quando ci sono i clienti fuori a pranzo, i tavoli subito fuori la porta e quindi anche a bordo strada dove dovrebbe essere passaggio veicoli, residenziali in realtà, passano sempre intorno all'una e mezzo, 20 alle 2, i furgoni della nettezza urbana, anche quello grande, e ovviamente ci passa un po' preciso, quindi rallenta e non è bello per la clientela, ecco, anche per il turismo non è una bella immagine dal mio punto di vista. Ecco, vedere passare questo camion che raccoglie i rifiuti, tra l'altro anche con questo caldo, mentre i turisti pranzano, prendono un caffè, non è il miglior biglietto da visita. No, certo, una città turistica ovviamente ha bisogno di accogliere i turisti in modo bello, non presentandola con cartoni e autocarri che tirano fuori i cartoni. Io da commerciante non ho questo problema, ma i ristoratori sì, quindi come presidente dell'area retina di Confesercenti ho un sacco di richieste di spostare questi orari e di togliere questi cartoni negli orari in cui la gente mangia, ma mi sembra una cosa anche normale in una città civile, insomma. Niente, dopo ripetuti anche richiami che abbiamo fatto noi operatori, ancora si continua a vedere i camion della spazzatura che portano via e vengono a fare la raccolta rifiuti negli orari dove c'è gente fuori a mangiare. Questo a noi ristoranti crea un disagio, perché soprattutto chi ha i tavoli all'esterno magari passano molto vicino ai tavoli, creano problematiche quando avviene lo scarico, perché sembra che soprattutto la raccolta del vetro esplodano le bombe, e quindi diciamo che tutto è lecito, però magari se fatto in un orario diverso da quello del pranzo, dove le persone che sono fuori hanno bisogno magari anche di un po' di tranquillità e non vedere passare i camion della Monnezza a fare il ritiro dei rifiuti. L'unica cosa che chiediamo è, ecco, che sia cambiato l'orario del ritiro dei rifiuti urbani. Questa raccolta del vetro, del cartone, arrivano sempre nel momento del pranzo, preciso. Io mi rendo conto che non sia facile accontentare tutti, però ecco, noi che nell'ora di pranzo si lavora soffriamo questo disagio. Questi camion che poi passano proprio vicino ai tavoli, insomma. Poi, tra l'altro, noi ci sono questi orari che siamo obbligati fino a mezzogiorno e mezzo, non si può mettere fuori il cartone perché sennò si rischia la multa, e però dopo nell'orario di pranzo ci vengono a fare i ritiri, insomma. La palla passa in questo caso a Sei Toscana, che è il gestore e verso il quale voi fate questa richiesta. Sì, noi abbiamo fatto la richiesta già all'amministrazione e abbiamo parlato con Chierici e Sacchetti, cui ci hanno ovviamente fatto parlare con Sei Toscana, che la risposta per ora non è ancora arrivata, cioè stiamo aspettando da un anno questa risposta, perché è un anno che stiamo cercando di fare questa cosa, e io spero che la risposta sia positiva, che si riesca finalmente a fare qualcosa, perché cioè, i commercianti hanno bisogno di risposte oggi.